E quindi insomma ti dico, io della mostra sono contenta. Adesso la mostra è a Asti, grazie a altri due fan, Sergio Danzi e Eliana Spalla, che poi hanno trovato l'appoggio del comune ovviamente e tutto quanto. E quindi la mostra è a Asti, hanno anche legato un premio che si chiama Tori Doc al nome di mio padre, quindi quest'anno il premio si chiama Luigi Vannucchi. Questo è il primo anno? Sì. E sono ragazzi giovani e questo mi fa molto piacere, perché è una cosa secondo me bella guardare al futuro. E la mostra sarà esposta fino al domenica 16 aprile, no? Sì. Domenica 16 marzo. Al Teatro Giraudi ad Asti. Sabato 15 facciamo Maratona Vannucchi, che mi piace molto. Sì, verranno proiettati La scuola dei geni, che è un monologo che lui fece con Camilleri, televisivo. Una puntata, credo, dei Promessi Sposi, Misura per misura, appunto. Sì. E Il vizio assurdo. Sì. Anche perché quelle sono le terre, come ben sai, no? Certo. E quindi il 16 sera alle 21 c'è la finale dei ragazzi con i monologhi e la premiazione. E io sono grata al fatto che per un mese è uscita dalla mia cantina la mostra ed è stata, lui è stato in tournée di nuovo. E la mostra è appunto pronta, quindi è disponibile. È disponibile, io i contatti ci sono sulla sua pagina Facebook, è facile raggiungerla perché credo che ormai se uno digita su Google Luigi Vannucchi Facebook si apre il link della pagina. La mostra io me la carico in macchina e vado dove la devo mettere. Quindi è molto bella, soprattutto proprio per il percorso, questo attraversamento di generi, come dicevamo prima, di 30 anni di spettacolo italiano, insomma. Sì.